ognuno di questi affronta un po' una sorta di via crucis. La tradizione vuole che sia stata composta, che sia finita, ecco, la composizione il giorno stesso della morte di Pergolesi. No, non so se sia vero oppure no, però questa enorme religiosità, se vogliamo anche questa particolare devozione alla religiosità e alla croce, al crocifisso, al senso della morte, è importante. E voi sentirete, a parte il fatto che si tratta di una composizione ormai talmente nota e storica per cui veramente ci sarebbe pochissimo da dire, l'interpretazione che il maestro Menchis darà, non l'abbiamo sentita ieri alla chiesa di San Domenico a Cosenza, è molto particolare, perché a sentirla dà già dei segni di quello che poi sarà anche il mondo romantico, quindi ci sono delle sonorità anche molto, molto forti, dei tempi anche veloci, che danno una sensazione un po' diversa, se vogliamo, del mondo di Pergolesi. Tenete conto che è del 1736 e Pergolesi appartiene alla scuola napoletana, e anche in questo senso la programmazione dell'Orchestra Sinfonica Abruzia vuole tentare, anche attraverso una riscoperta del mondo della scuola appunto napoletana, e riscoprire anche i compositori che fanno parte, che hanno fatto parte, ecco, di questo meraviglioso mondo che ci apparteneva un po', ecco. Detto questo, io sarò brevissimo, volevo ringraziare i padri minimi per l'accoglienza e soprattutto appunto il nostro padre provinciale, che chiaramente invito a fare un breve saluto, così come anche l'amministrazione comunale di Paola nella figura del vice sindaco, della dottoressa Serranò, a cui appunto anche lì mi lega una profonda amicizia decennale, forse ultra decennale. Volevo salutare l'amico che ha, diciamo, dato la possibilità a noi, ecco, di poter creare questo rapporto di collaborazione, e che spero che appunto sia sempre più propositivo. Vorrei salutare tanti di voi, ecco, vedo volti conosciuti, tanti cari amici che non vedevo anche da un po' di tempo. Per cui padre Francesco, se vuole giusto fare un breve saluto. Il saluto e anche il ringraziamento a nome mio, a nome della Fondazione San Francesco di Paola Onlus di questo santuario, a nome anche di tutti i presenti. Grazie per aver scelto questo luogo, questa splendida cornice. Ci viene data la possibilità di riflettere, come già lei diceva poc'anzi, sul grande mistero della sofferenza. E questo concerto prende vita dalla passione per la musica di Monsignor Francesco Nolè, al quale vogliamo rivolgere un commosso pensiero e un grande applauso. Quando arriva la morte, ecco, la presenza non è tolta, ci dice la liturgia dei nostri funerali, ma la nostra presenza è trasformata. E vogliamo pensare in questo momento che anche Sua Eccellenza canta e suona la beatitudine celeste direttamente dal cielo e si unisce a questo bellissimo momento. Grazie quindi per averci scelto. Volevo dire che siamo orgogliosi, ecco, di questa orchestra Bruzia. Facciamo i migliori auguri per un futuro pieno di soddisfazioni, e perché no, questo concerto vuole essere il trampolino per altre composizioni, per altri momenti musicali e canori che vorrete ospitare all'ombra di San Francesco. Grazie a tutti, buon ascolto. Vice Sindaco.
Buonasera a tutti, è un momento fortemente emozionale questa sera essere nella Basilica di San Francesco che ci accoglie sempre e che fa vivere a tutti noi dei momenti di grande ed infinita spiritualità. Quindi io saluto l'orchestra, coloro che questa sera ci delizieranno con la loro arte, no? Che sale fortemente verso il cielo, dedicata a Monsignor Francesco Antonio Nolè, che era arcivescovo di Cosenza e di Bisignano. Io volevo spendere una parola importante per il nostro arcivescovo a nome della nostra amministrazione, di Giovanni Politano, sindaco di questa città, di tutti gli assessori, dell'assessore Sciammarella che è qui con me questa sera e quindi vicinissima anche a questo pensiero che vogliamo lasciare a tutti voi. L'arcivescovo Nolè era una persona di grande spiritualità per il grande ruolo che aveva, una persona di una grande cultura, ma di solito quando si occupano questi posti noi li vediamo su un piedistallo e non li vediamo vicini. E invece Monsignor Francesco Nolè è stato cittadino della nostra città, ha camminato nelle nostre scuole, ci ha accompagnato negli eventi più belli. Io lo ricordo in tantissimi eventi, sempre vicino. E la cosa più particolare era che lasciava la collettività per avvicinarsi all'individuo. Quando ti avvicinavi per salutarlo, Francesco, lui ti chiedeva come va. Ma paradossalmente, davanti a una marea di gente, il dialogo diventava a due. Era la sua grandezza. Mi chiedeva come andasse perché io gli affidavo una preghiera, gli chiedevo, vi raccomando, arcivescovo, vi raccomando Alberto, perché Alberto mi è mancato moltissimi anni e lui lo sapeva, perciò mi faceva questa domanda, non se n'era mai dimenticato, ma non soltanto con me, lo faceva con tantissime persone che lo cercavano. Lui scendeva dal ruolo che aveva, come avviene in questa meravigliosa organizzazione dei frati del santuario, che con tutti i loro ruoli si siedono accanto a noi per ascoltare i nostri pensieri. Ed è per questo che adesso a noi manca ancora fortemente, più fortemente, perché ci ha lasciato tutto quello che sono i suoi insegnamenti nella sua grande cultura e poi ci ha insegnato il senso della vita e dell'accettazione del dolore. Sì, lui riusciva a spiegarti come chinare il capo e accettare. E da lui questa sera, consentitemi, va il mio ringraziamento personale del mio cuore e di tantissima gente che credo che sia andato lì per ringraziarlo, per dirgli grazie, per essere diventato più ricco. Queste persone sono certa che restano eterne per tutto quello che hanno rappresentato per la Chiesa, ma per tutto quello che hanno rappresentato per i cittadini e per l'umanità vicina che lo ha incontrato, conosciuto ed amato. E quindi è meraviglioso, lo dico al Francesco Perri, un grandissimo artista, un grandissimo maestro d'orchestra che da anni ha accompagnato meravigliose orchestre, che è stato vicino con la sua arte e che riesce ad elevare le orchestre fino al cielo. La sua arte arriva lì ed è questa la meravigliosa magia della musica che questa sera noi avvertiremo grazie a questi meravigliosi artisti che fra poco si organizzeranno e ci daranno all'unisono questa sensazione di presenza e di vicinanza al cielo. È la morte, no? Diceva giustamente Francesco Perri che quasi Pergolesi ha finito ed è morto, così qualcuno dice, forse può essere vero che ha voluto rappresentare la morte. È la madre che davanti alla croce assiste alla morte di un figlio. Io ritengo che sia il dolore più grande che possa esistere nell'umanità. Un ragazzo con cui muore un genitore
rimane orfano, è vero? Invece, come dice Maria, Madre Teresa di Calcutta, una madre che rimane senza un figlio, come rimane? Non ci sono denominazioni. Io vi posso dire, per la mia esperienza, che rimane abbandonata. E nell'abbandono cerca un filo di speranza, come diceva Padre Trebisonda, che saluto, il nostro provinciale, Padre Francesco, Padre Gaetano, tutti i frati del santuario che ci accolgono sempre. Guarda che però c'è un filo di speranza dopo. Si intravede la resurrezione. E allora è meraviglioso questo incontro questa sera. Saluto il maestro Giuliano Di Stilo, persona eccezionale che collega, che fa i collegamenti con tutti coloro che vogliono dare alla musica il giusto ruolo. E volevo salutare l'amministrazione di Cosenza, c'è il funzionario alla cultura, perché questa meravigliosa orchestra è poggiata, supportata dalla fondazione del comune di Cosenza, ecco, dall'unione tra il comune e il conservatorio. E la dottoressa Annarita Callara mi diceva una cosa importante: anche voi potete far parte della rete e della catena. Io l'ho comunicato al mio assessore giovanissimo la viabilità, che riesce con tante strade a trovare una strada giusta per partecipare a questa catena, e noi ne siamo entusiasti e lo riferiremo al nostro sindaco Giovanni Politano. Ed è così che io vi auguro un buon ascolto, un senso di unità e di unione. So che l'orchestra è diretta da Pasquale Menchise, i solisti sono Sara Baratta e Anton Carpetito, che volevo salutare e dare loro, ecco, ci danno la possibilità questa sera di vivere una grande emozione. Io credo che l'emozione che parte dal nostro cuore e che accelera i nostri battiti ci può dare veramente quella speranza di cui parlava Padre Trebisonda, che la fede ci può dare quel collegamento. E questa sera, oltre a questo tetto meraviglioso di questa basilica, noi forse potremo intravedere le stelle. Buona serata. Bene, grazie dottoressa Serrano. Così come è stato detto, il maestro Menchise dirige l'Orchestra Sinfonica Abruzia, in questo momento orchestra d'archi, soprano Sara Baratta, mezzo soprano Antonella Carpenito, lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi. Vi auguro buon ascolto e, come si diceva prima, l'orchestra è a disposizione del territorio, per cui noi ci aspettiamo una grande forza e una grande partecipazione del territorio per affiancare questa meravigliosa esperienza artistico-culturale. Buon ascolto.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ci sediamo, ci vuole in piedi. No, state in piedi, su.